Cosa consiglia oggi Penny? Per prima cosa togliamo lo yogurt dal vasetto e mettiamolo in una ciotolina. Laviamo poi il vasetto che utilizziamo come dosatore. In una ciotolina mettiamo le uova e lo zucchero muscovado. Se non l'avete, va bene anche il normale zucchero di canna. Mescolate bene. Appena il composto è bello spumoso, aggiungete prima l'olio, poi il latte ed infine aggiungete, sempre mescolando, lo yogurt, quello bianco. Mettete da parte il composto e frullate le carote ben pulite e lavate insieme al limone. Aggiungetele all'impasto. Adesso passate ad inglobare la farina setacciata. Il lievito setacciato, infine la granella di mandorla. Imburrate infarinato una tortiera da 22 e metteteci all'interno il composto, che metterete poi in forno a 180 gradi per circa 35-40 minuti. Dopo aver fatto la prova dello stecchino per vedere se è effettivamente cotta, la mettete da parte a freddare. A questo punto non ci resta che preparare il frosting. Mettiamo in una ciotolina lo zucchero a velo e lo mescoliamo con una frusta insieme allo yogurt greco. Appena il composto è liscio e cremoso, lo spalmiamo sulla torta. Partiamo dal centro verso l'esterno. Terminato tutto il frosting, ci grattugiamo sopra della scorza di limone. La mettiamo su di un piatto da portata e la mettiamo in frigo. La togliamo dal frigo, fredda, e la serviamo.